incontriamo oggi Attilio Albergoni, un ricercatore storico della nostra città di Palermo, nonché curatore e ideatore di parecchie mostre fotografiche che hanno riguardato gli eventi bellici a Palermo dal 40 al 43. Come nasce questo interesse? A 18 anni ho avuto un momento particolare, ho avuto un incidente, sono dovuto stare fermo 2 mesi per una gamba ingessata e non avendo altro da fare cominciai a fare dei modelli militari perché sin da piccolo mi ero appassionato sulla storia siciliana durante la Seconda Guerra Mondiale. Dal modellismo progressivamente si è passato ai libri per trovare dei riscontri storici, anche tecnici, per i modelli, e così mi sono accorto che mancava nella bibliografia che riguardava la storia di Sicilia e la Seconda Guerra Mondiale, mancavano tutta una serie di immagini e di particolari storici proprio riguardanti la città di Palermo e anche la Sicilia. Dal che lentamente ho abbandonato il modellismo per dedicarmi proprio a queste ricerche storiche sulla città di Palermo durante la Seconda Guerra Mondiale, dal 40 al 43, e poi un po' più ampliando l'argomento anche sulla Sicilia e l'operazione Aschi, che è lo sbarco degli alleati anglo-americani sulle coste da Gela sino a Siracusa. È ovvio, la passione del modellismo è rimasta nel cuore perché è stato l'inizio, è stato un pretesto per poi sviluppare un argomento su una scala molto più vasta e molto più in dettaglio, molto più importante. Il detto Palermo liberata dagli americani è corretto? Se vogliamo attenerci ad un discorso prettamente storico, la parola che liberati è sbagliata. Che la liberazione avviene dopo l'8 settembre per dei fatti storici ben precisi, e prima dell'8 settembre in Sicilia non esiste la liberazione completamente. Lo sbarco degli americani, degli alleati, degli anglo-americani è un'invasione in piena regola del territorio italiano, che inizia dalla Sicilia, appunto, con lo sbarco da Licata sino a Siracusa. Quindi di liberazione proprio non si può parlare assolutamente, anche perché gli italiani erano alleati dei tedeschi e furono alleati dei tedeschi sino all'8 settembre. Poi dopo l'8 settembre ci fu la liberazione perché i tedeschi occuparono l'Italia, fecero scendere dal Brennero parecchie divisioni e l'Italia fu occupata dai tedeschi e quindi gli americani dovettero liberarla. Ci congediamo da Attilio Albergoni, chiedendo uno spunto per gli amici modellisti che ci seguono. Per un diorama, per chi è un appassionato di modellismo militare, storico, ecco, penso che una ricostruzione di un paesaggio siciliano con l'ingresso degli americani o degli inglesi, gli inglesi nella zona orientale e gli americani in quella occidentale, potrebbe essere uno spunto senz'altro simpatico di ricostruzione.